Intanto ringrazio l'Associazione Libera che mi ha dato l'opportunità di rispondere a questo questionario che poi leggendolo fra le righe risponde a quello che poi è il pensiero mio e penso che dovrebbe essere il pensiero di tutti quelli che comunque vanno a far politica sul territorio. Anche perché insomma mi sembra che la trasparenza e il ben governare sia praticamente un obbligo, un dovere di tutti i politici che comunque in qualche maniera si rendono responsabili nei confronti dei cittadini. Io a tutte le domande onestamente ho risposto sì perché mi sembra giusto che comunque alla fine ci sia un impegno contro qualsiasi tipo di mafia sul territorio e il sindaco e gli amministratori praticamente se ne facciano carico a fare una lotta comunque senza quartiere perché insomma un minimo di trasparenza sembra che oggi che la politica praticamente va un po' verso il discredito, insomma, mi sembra la cosa minima prendere l'impegno nei confronti delle mafie a qualsiasi livello. Poi io leggendo così fra le righe vedo anche che giustamente si chiede un po' più di risorse per quello che è il welfare a livello cittadino, che poi leggo ancora praticamente che non si usi l'utilizzo del criterio massimo di ribasso negli appalti, perché giustamente capisci che se una cosa poi alla fine più di meno di 10 non può costare, non vedo come si possa fare a 8 e quindi praticamente sicuramente si andrebbe verso quello che non è, diciamo, il lavoro, diciamo, al massimo dello standard normale. Quindi io penso che alla fine queste 10 domande siano 10 domande che tutti dovrebbero sposare, come ho anche scritto qui nel questionario che mi hanno dato da riempire. E io penso che siano 10 domande normali, dove tutti comunque, penso che dovrebbero rispondere tutti quanti con decisione. Io sposo in pieno questo programma e ringrazio ancora una volta Libera per avermi dato l'occasione di avermi intervistato su questa cosa.